per la prima volta dall'assalto dell'argentino Luis Dioniso Barrera, una pugile da palmarès di tutto rispetto, ma formato tutto dentro i confini della propria nazione. Il ring è stato allestito all'interno di un capannone della Elcat, l'unica fabbrica della cittadina, che trasformava tonnellate di lamine in profilati, producendo soprattutto i sedili per diverse industrie automobilistiche, Fiat compresa. Abbiamo usato non a caso l'imperfetto, perché l'Elcat, che dava lavoro a 800 persone, dopo una serie di strane operazioni quasi mirate per metterla in crisi, è stata dichiarata fallita nel giugno scorso dal Tribunale di Torino. Non tutti i lati della vicenda sono cristallini, visto che l'azienda era pienamente operativa. La speranza, ovviamente, che i lavoratori che hanno gremito questo capannone riescano a risolvere i loro attuali gravissimi problemi, considerato che da quasi un anno non percepiscono lo stipendio. Ma torniamo a Branco e al suo avversario, Silvio Branco, colonia Gresta Chiabolotti, nato a Civitavecchia il 26 agosto del 66, al peso ha fatto segnare 72,5 kg, il suo record è 25 vittorie, di cui 18 prima del limite, 2 sconfitte e un verdetto di parità. Ricordiamo che la categoria di pesi medi è previsto il limite di peso a 72,574. Prima ripresa, Luis Dionisio Barrero, colonia Arano, è nato a Buenos Aires il 22-12 del 62, peso chilogrammi 72,500, il suo record 35 vittorie, di cui 16 prima del limite, 5 sconfitte e 4 verdetti di parità. L'arbitro è il signor Blair Talmage, statunitense, i giudici Bachelet, francese, Roulou, belga, e Urso, italiano. Il supervisore IBF è il signor Benedetto Montella, il medico dell'incontro, e il dottor Italo Guido Ricagni di Roma. Incontro previsto ovviamente sulla distanza dei 12 round. Branco, riconoscibilissimo ovviamente dai calzoncini rossi della colonia Chiabolotti, mentre in pantaloncini bianchi è l'argentino Barrero. 33 anni ormai per Barrero, attenzione alla testa. Silvio Branco è ben più alto del suo avversario. Una categoria, quella di Branco, in ascesa fino a qualche tempo fa, ascesa vertiginosa fino al 22 febbraio di quest'anno, quando ha tentato l'avventura europea incappando in Richie Woodhull, il britannico, e fu un KO tremendo alla nona ripresa, un KO dal quale comunque Branco si è ripreso seppur faticosamente. È rientrato poi in agosto ad Erice battendo il russo Zaitsev e conquistando appunto questo titolo intercontinentale. Barrero è un pugile in chiara parabola discendente. Per Branco può essere considerato soltanto un match di passaggio, quantomeno interlocutorio, per tentare eventuali traguardi più importanti, più alti. Traguardi che comunque occorre sempre affrontare con estrema responsabilità, sia da parte del pugile che soprattutto direi da parte dei procuratori e degli organizzatori che ne seguono l'attività. Parte da lontano Barrera, ma lo fa non certamente con un tasso tecnico elevato. Nessun problema per Branco in questa prima ripresa. Una prima ripresa su un piano di parità, non vi sono stati episodi pugilistici, degni di far pendere la bilancia da una parte o dall'altra dei due pugili. Ecco, vediamo, il regista Balani ci ripropone proprio questa ultima azione di Barrera, ma un'azione più che l'altro interlocutoria. I colpi sono andati a finire tutti
sui gomiti o sulle spalle di Silvio Branco. Ecco all'angolo il nostro pugile, con lui è il maestro Petriccioli di spalle, sulla abbiamo visto il manager. Ed eccoci al secondo round. Secondo round. Molto professionale l'arbitro Blair Talmage. Peraltro la categoria arbitrale statunitense è sicuramente la migliore al mondo. Destro intanto di Barrera che lega e colpisce. È molto furbo Barrera, ha legato dando l'impressione di essere invece bloccato dal proprio avversario. Parte da lontano in maniera molto chiara, molto aperta Barrera. Branco non riesce fino a questo momento peraltro a intercettarlo, magari con il suo jab, visto che l'allungo di Branco è notevolmente superiore a quello del proprio avversario. Una struttura ben superiore a quella del nostro pugile. Un po' irretito in questi primi minuti di match dalla esperienza pugilistica dell'argentino. E beh, certamente di Barrera si può dire tutto, poiché che non conosca come si sta sul ring. Tuttavia la sensazione è che il come riuscirà Silvio Branco a portare qualche colpo degno di questo nome, la resistenza di Barrera finirà in quel preciso istante. Ecco, è riuscito a mettere un paio di allunghi precisi Branco. Buono il destro di Branco, un destro di incontro. Ecco, comincia a ragionare il pugile laziale, ricordiamo è nato a Civitavecchia Branco. Attenzione, addirittura una manata dell'arbitro al volto di Barrera. Avanza a testa bassa l'argentino, interviene Talmage. E termina anche la seconda ripresa, una seconda ripresa della quale ha fatto qualche cosa di più il nostro Branco, poi termina al tappeto e c'è un richiamo. Ecco, possiamo vedere questa fase finale, c'è un richiamo ufficiale che l'arbitro ha decretato al pugile argentino e colpisce dopo il gong. Ecco, anche l'arbitro è arrivato a dividere con il braccio, vedete qui scatta il sinistro di Barrera, comunque con Branco a guardia abbassata, e di qua il richiamo ufficiale ai danni di Luis Dionisio Barrera. Fuori secondi, second out. Comunque un avversario di valore relativo dal punto di vista tecnico, posso ricordarlo, questo Barrero. Pugile esperto, praticone del ring, ma nulla più. Una riunione scarna, in precedenza ha combattuto dei pesi gallo Maria Petriccioli, che è il figlio del maestro di Branco, ha vinto i punti su Francesco Pastore, si è riprese.
continua a partire da lontano Barrera, si lamenta per qualche cosa ma non riusciamo a capire cosa. Tenta l'1-2 l'argentino a vuoto, reagisce Branco. Ancora il jab di Branco, riesce a inserirsi nei guantoni molto chiusi di Barrera. Ha il suo da fare, Blair Talmage. Si gira Branco. In effetti questa volta Barrera non ha colpa, deve fare il colpo alla nuca, che comunque non ha portato. Ancora Talmage. Spinge Branco questa volta. E il nostro pugile si sta facendo irretire, come abbiamo già detto nel corso della prima ripresa, a questa box scoordinata di Barrera. È un combattimento semplice sulla carta per Branco, questo dal punto di vista tecnico-tattico. Se si limitasse a lavorare con il jab sinistro, Silvio Branco avrebbe già portato a termine il suo incontro, il suo dovere, diciamo. A vuoto Barrera. Fase un po' disordinata del combattimento. Ammesso non concesso che tutto il combattimento sia stato ordinato fino a questo momento, anzi tutto il contrario. E comunque continua a essere viva la sensazione che come Branco riuscirà a colpire con un colpo vero, un destro dei suoi, l'argentino, l'incontro terminerà automaticamente in quel momento. Termina anche la terza ripresa, differenza per Silvio Branco che si aggiudica anche questa ripresa. Ma proviamo a sentire all'angolo proprio del nostro pugile che cosa sta succedendo, mentre intanto vediamo anche alcune fasi rallentate. Mi dai la caraffa? Devi? Non devi stare vicino, importa, due, tre colpi, lunghi, e via, non stare vicino, però alza le mani. Anticipo e fuori e contro, avanti, fuori e contro. Infatti i suggerimenti sia di Petriccioli che di Gresta sono molto chiari. Gli viene suggerito di anticipare e stare più addosso all'avversario, chiaramente, perché è l'unica maniera, è l'unica strada per fare proprio questo combattimento in tempi anche brevi, se vogliamo. Peraltro il divario tecnico tra i due pugili, anche se non si è visto in queste prime tre riprese, ma si suppone, è abbastanza chiaro, si suppone nel senso che seguendo anche lo stile pugilistico di queste prime tre riprese si nota che il pugile intesa in senso vero è soltanto Branco. Barrera è un onesto, come si suol dire, professionista del ring che ha questa occasione irripetibile nella sua carriera, giunta ormai a 33 anni senza grossi bagliori, di conquistare un qualche cosa di semi importante, diciamo così. Tuttavia se Branco vuole accedere a traguardi più importanti e più concreti deve cominciare a fare anche qualche cosa di più consistente. Non è questo il pugilato con il quale si può aspirare a un titolo europeo o addirittura mondiale. Ancora Petriccioli dall'angolo che suggerisce a Branco di entrare e poi uscire. Intanto la resistenza di Barrera si va quasi naturalmente esaurendo. Destro, ecco il destro di Branco. E ha sentito subito Barrera. Non era neanche un destro pesante, ma... E come stiamo ripetendo fin dall'inizio, basta un colpo e Barrera torna in Argentina, anche se idealmente in questo momento è già a Buenos Aires.
almeno la sensazione è questa, non ce ne voglia il sudamericano. Insiste Branco, riesce finalmente a portare un numero di colpi sufficiente per mettere in difficoltà Barrera, il quale paga ogni colpo che riceve, anche il meno pesante. Attenzione, sinistro, destro, reagisce Barrera, grande coraggio peraltro da parte dell'argentino, ma nulla più. Ci si avvia al termine della quarta ripresa, una quarta ripresa che, nella quale Branco ha fatto finalmente vedere qualche cosa di più, ed ecco il gong, una ripresa nel cuore di Silvio Branco. Un Silvio Branco però, ripetiamo, che deve fare qualche cosa di più se vuole aspirare, come detto, a traguardi più ambiziosi. Ne parliamo con Alvaro Chiabolotti, che è un pochino il mentore economico, no, di Silvio Branco. Chiabolotti, deve fare qualcosa in più, mi pare, Branco, se vuole aspirare a traguardi più alti, no? Sì, evidentemente questo pugile argentino è un pugile che è difficile fare il pugilato con questo pugile, perché non fa veramente pugilato. Però infatti vediamo Branco, sì, quasi, ecco, invita l'argentino, ecco, a combattere, non, ma non è abbastanza svelto, perché ha le occasioni per poter difendersi bene, però lo vedo un pochino troppo lento Branco questa sera. Certamente è un pugile molto scorbutico che l'argentino, però è a Branco di poter arrivare a trovare il sistema più giusto per potersi difendere il più possibile. Certo, grazie Chiabolotti. Scorbutico, tuttavia, valore tecnico abbastanza limitato. È che Branco dà l'impressione a volte di essere un pugile che vorrebbe ma non può, o non vuole, esatto, no? Esatto, perché c'ha la possibilità, c'ha la forza, c'ha il potenziamento e tutto, però a volte si resta un pochino troppo bloccato. E infatti non vanno via i colpi. Siamo nel corso intanto della quinta ripresa. Diciamo che Branco ha tutto per essere un peso medio eccellente, fisico, gambe molto snelle, tronco possente, altezza giusta per eccellere. E i colpi non partono, chi lo sa. Ecco, destri che potrebbe benissimo evitare Branco. No, si lamenta per i colpi dietro la nuca, ma non è così. Interviene Blair Talmage molto energicamente nei confronti di ambedue i contendenti, invitandoli ad una maggior correttezza pugilistica, evidentemente. Lega Barrera, non riesce a districarsi Branco. E si attacca letteralmente all'avversario Barrera. E lì basterebbe il jab sinistro di Branco. Niente, non riesce a allungare il colpo. Ogni volta l'ha fatto in quelle rarissime occasioni e ha dato segno senza grossi problemi. Destro di Barrera, di striscio. È un brutto incontro, è veramente inguardabile. È ovvio che per fare un bel match è necessario l'apporto di ambedue i pugili, tuttavia il divario
tecnico fra Barrera e Branco è tale che il nostro pugile avrebbe dovuto fino a questo momento imporsi con ben altra autorità. Ora è Branco che commette una scorrettezza e termina una quinta ripresa interlocutoria che non ci sentiamo di assegnare a Branco, non tanto per quello che ha fatto o che non ha fatto, perché sicuramente qualcosa in più ha fatto vedere, ma proprio perché dovrebbe rendere sul ring qualche cosa di ben superiore a quanto sta facendo fino ad ora. Intanto Barrera continua a rifiutare il sedile, è assistito qui da Arano, il suo manager, mentre nell'angolo di Silvio Branco. Ricordiamo che la serata si sta disputando dentro un capannone dell'Elcat, chiusa, dichiarata fallita nel giugno scorso, senza grossi apparenti motivi. Un'azienda bella e pulita, elegante, di essere stata altamente produttiva, qual era in effetti nel momento della chiusura. Attenzione un attimo, chiede tempo l'arbitro, non scorre il cronometro. Ecco, si può ripartire. La sesta ripresa ha fatto asciugare ambedue gli angoli dall'acqua caduta per terra. Ecco il jab di Branco finalmente a segno. Evidentemente Petriccioli e Gresta gli avevano suggerito di lavorare solo con il jab. La strada la si apre automaticamente contro un pugile come Barrera, che ha mostrato in quelle rare occasioni in cui ha lanciato il suo lungo Branco di soffrire in maniera notevole proprio l'allungo del suo avversario. Il sinistro, poi si gira Branco. Certo che chi lavora di più questa sera è proprio Blair Talmage, l'arbitro statunitense che dirige questo incontro. E non parte. No. Ha anche colpi veloci Branco, l'abbiamo visto in altre occasioni combattere. Non si comprende come mai non riesca a prodursi in un pugilato ben più remunerativo e più godibile. Colpo corto di Barrera a segno. E lì Branco controlla, ma non si comprende cosa attenda. Lavora il corpo Branco in questo clinch. Ecco il destro che arriva a segno finalmente, una delle rare occasioni. Tuttavia occorre anche dare atto a Barrera di giocarsi le sue carte, limitate peraltro, fino in fondo. Termina la sesta ripresa per assegnarla a Silvio Branco, ma il problema arriva nel momento in cui si va ad analizzare tecnicamente il combattimento, un combattimento molto scarno dal punto di vista tattico proprio diremmo, oltre che di tecnica, quella non se l'è vista proprio fino a questo momento, questa sera.
Intanto vediamo alcune immagini rallentate con questa serie di destri al fianco da parte di Branco. Ma un po' di delusione da Silvio Branco dopo la conquista del titolo contro Zaitsev, si attendeva una cosa in più. Intanto abbiamo visto uno striscione del consiglio di fabbrica dell'Elcat. È chiaro che vorremmo tutti che questa situazione si risolvesse, una situazione strana, con molti punti oscuri, come abbiamo detto in apertura. È la settima ripresa. E l'appello è alle autorità competenti di riuscire a dirimere questa spinosa e dolorosa questione. E siamo all'ottava ripresa. Non riesce a dare ariosità alla sua azione Branco. Detto, molta responsabilità della mancanza di linearità pugilistica in questo incontro va a Barrera. Tuttavia il pugile che avrebbe dovuto dimostrare qualcosa non è certamente l'argentino, è Silvio Branco, il quale Branco, d'accordo, irretito dalla tattica non rinunciataria, ma una tattica ostruzionistica, ma neanche troppo da parte di Barrera, e non è riuscito fino a questo momento a far vedere quello di cui è capace, a far vedere almeno parzialmente quanto dimostrato in altre occasioni magari più ardue di questa sera. Continua le gare intanto a Barrera, al quale non si può chiedere peraltro tanto di più. A vuoto Barrera, rientra Branco col destro. Interviene Talmage, accusa un colpo sulla spalla involontario da parte di Branco. Attenzione, una testata. In uscita, Branco si è alzato, colpito involontariamente con una testata l'avversario. Ora lo invita ad avanzare. Vieni, dice Barrera a Branco. Ha trovato un cortomontante Branco. Intanto Barrera guarda verso il proprio angolo sorridendo. Vabbè, d'accordo che fino a questo momento forse Branco non si è fatto sentire, ma il sorriso vediamo che sia di tutt'altra natura. Destro di Barrera in chiusura e termina la settima ripresa. Settima ripresa sempre in favore di Silvio Branco. Gli stessi suggerimenti sempre da parte di Gresta e Petriccioli, colpire e uscire, ma Branco non colpisce e di conseguenza non può neanche uscire. Interviene Talmage, destro di striscio da parte di Barrera, ancora Barrera, testata di Branco però, o tentativo di testata. Poi sarebbe interessante di vedere questa azione, destro ora del pugile di Civitavecchia.
Ancora Barrera parte dalla distanza, non riesce a raggiungere alcun obiettivo. Poi spallata di Branco al volto dell'argentino. Cambio di colpi a brevissima distanza, tra i due, ma niente di consistente. Poi abbiamo visto un destro di Barrera. Interviene di nuovo l'arbitro. È sudato più l'arbitro dei due pugili, ovviamente. Una fatica improba quella di Blair Talmadge, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo. Una brutta prestazione quella di Silvio Branco questa sera. Destro sul coltone tuttavia di Barrera. Si scaldano le migliaia di persone presenti, termina anche l'ottava ripresa sempre in favore, ma ormai ininfluente. Intanto, scorrendo il record di Barrera, stiamo sfogliando ovviamente la Bibbia del pugilato, che io la vorrei fare inquadrare dal nostro regista Balani, e questa è l'ultima Bibbia del pugilato, e rimarrà l'ultima perché Ballarati, l'autore, il padre di questa raccolta di record nota in tutto il mondo, è deceduto pochi giorni fa, e in effetti si attendeva l'edizione 95 e rimarrà questa Bibbia di pugilato l'ultima edita da Ballarati. Ecco, vediamo l'episodio di cui si è detto prima, l'abbiamo appena rivisto. Sì, ci è stata riproposta dalla regista Nazareno Balani, e ci avviamo alla nona. Abbiamo a fianco a noi anche l'onorevole Misserville. Al di là delle correnti politiche, il problema della ECAT, i cui dipendenti sono tutti qua dentro, occorrerà risolverlo in un modo o nell'altro? Beh, credo che questo è un problema che interessa tutta la provincia di Frosinone. Siamo tutti quanti impegnati per cercare di rendere giustizia a questi ragazzi che hanno costruito uno stabilimento, sono praticamente vissuti qua dentro ed oggi hanno perso il lavoro per motivi che restano misteriosi. Dovremo percorrere tutte le strade. Questa sera è qui anche il prefetto di Frosinone in rappresentanza del governo, l'onorevole Mastrangeli, tante autorità, tante persone che vogliono fare qualcosa per risollevare le sorti di questa industria. Bene, l'augurio è che per una volta alle parole seguono i fatti, no? Bene, e proseguiamo, siamo nella nona ripresa. E non riesce Branco a venire a capo dal punto di vista pugilistico di questo incontro. Un incontro che sta scorrendo via in continui corpo a corpo. Ora un colpo d'incontro di Branco al segno, l'ha sentito subito Barrera, non poteva essere altrimenti. Tenta di scaricare tutta la propria potenza Branco, niente, si ferma. Vediamo Gresta addirittura in piedi, inveire quasi verso il proprio assistito.